Ciao a tutti ragazzi, qui è Blue Light e benvenuti oggi in questo nuovo episodio di Pokémon Smeraldo. Come vedete sono a Brunifoglia, ci sono andato off camera appunto e ho battuto tutti gli allenatori che c'erano durante il percorso e quindi oggi andremo nelle cascate meteori, meteorite, nemmeno mi ricordo come si chiamano. Per sconfiggere il team Magma e il team Idro. Poi, come vedete, il mio Electrike sta al 24 e è salito quindi di 2 livelli, mentre gli altri Pokémon, Graveler è salito di 1 livello, Swellove di 1, Grovyle di 2, Mightiena di 1, mentre Pelipper è rimasto allo stesso livello. Ho catturato Slugma e Spinda e ho trovato anche un po' di oggetti come il sacco cenere, doppio team, una pepita, fossa, boato e polve energia. Allora, prima di andare là però, qua questi allenatori non li ho battuti, ho battuto solo quelli prima di Brunifoglia, faremo evolvere Electrike perché si dovrebbe evolvere proprio al 25. Quindi noi adesso sfideremo gli allenatori che ci sono qua. E dopo andremo nella grotta, insomma, diciamo. La Graveler e Roselia, proprio i Pokémon perfetti per Electrike. Non è vero, sto scherzando. No, 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 no. No, sto scherzando. Sì. Allora, li lasciamo tutte e due, li lasciamo tutte e due. Facciamo un morso e vediamo come va. Onda shock. Vediamo se riusciamo a uccidere o meno Roselia. No, no, proprio no. Mo' Graveler ci apre. No, non è vero. Cioè sì, è vero. Fa magnitudo, uccide tutte e tre. Roselia, Electrike e Mightiena, fa proprio strike. Per fortuna non l'ha fatto, perché sennò andiamo con morso e attacco rapido di Electrike, vediamo quanto va morso, ok, è quasi morto, ok, è morto. Vediamo se Electrike sale di livello. No, vaffanculo. Rotolamento, fallisce. Allora adesso cambiamo Pokémon, perché sennò con morso e altre mosse non facciamo niente. Vabbè. Facciamo il giusto morso perché ho cambiato Electrike, giusto per far passare questo turno. Morso. Per fortuna che non gli toglievo niente. L'ho quasi ucciso. Vabbè, pistola acqua e morso. Ecco, l'ha ucciso Mightiena, altro che Pelipper. LOL. Electrike non sale ancora di livello. Mo' dobbiamo vedere altri allenatori che troviamo. Questo qua. Battiamoli velocemente. Sandrage. Però Electrike non gli fa niente perché è di tipo elettro. Quindi noi rimettiamo Pelipper. Mettiamo Pelipper e facciamo pistola acqua. E vediamo un po' se quello riesce a salire di livello. Allora, pistola acqua. Andiamo. Ok. Vediamo se sale pure di livello Pelipper. Così, se va, se ti va, eh. No, vabbè, scusa. Nuzlef. Nuzlef. Mettiamo Electrike. Proviamo, anche se non è proprio il Pokémon adatto contro di Nuzlef. Però è giusto per prendere punti, quindi adesso proviamo prima con Scintilla. Sì, con Scintilla e poi con attacco rapido. Vediamo quanto gli toglie Scintilla, se no continuiamo con Scintilla. Ok, ho paralizzato, quindi forse gli facciamo attacco rapido. Lui mi fa Natural Force che si trasforma in comete. Vediamo. Cacchio.
ancora una Naturforza che si ritrasforma in comete. Però va a segno lo stesso anche se paralizzato. Attacco rapido. Non è morto. Non può attaccare. Ok. Attacco rapido. Ok, vediamo, vediamo, vediamo. 500 punti. Niente. Un altro Pokémon. Allora, proviamo a saltare questo e andiamo avanti. Poi lo sfideremo. Quello, se non ricordo male, ci dà pure il suo numero. Uccidiamo. Sconfiggiamo questo allenatore. Beh, se vuoi ti posso pure uccidere. Se vuoi. Mi ricordo che c'era Slugma. Mamma mia che grosso. La migliore infanzia di sempre. Scintilla. Morto. No. Bravo. 25. Basta. Salito. Dai, adesso togli. Fai giocare gli altri. Su. Dai, via. Segugio. Segugio non te lo imparerò. Non te lo imparerò mai. Non te lo insegnerò mai. Wingull. Ah, vabbè. Allora lasciamo Electrike. Onda shock o scintilla? Onda shock. Non è vero, è scintilla. Ok. Scintilla. La one shottato. Vediamo se si evolve, se non lo fa. Entro nel gioco e me lo stupro. E andiamo a stupare Electrike. Si evolve al 26. Ton 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 ton. Chi lo sa? Lollo. Però devi svegliare, io non ho tutto questo tempo da perdere. Andiamo con Pelipper e Grovyle. Electrike lo lasciamo un attimo là, perché non credo che un avventuriero e quest'altro allenatore dovrebbe essere uno scout. La butto là. Mamma mia. Luca avventuriero, picnic girl. Vabbè, scout. Picnic girl. Ecco, con l'ombra invece Electrike andava bene, però vabbè. Allora, assorbimento sull'ombre e pistola acqua su Geodude. Allora, assorbimento. Mi ha fatto un cacchio, vabbè, scusa. Pistola acqua su Geodude, sì, però. Quindi. Pelipper al 26. E ci piace. Poi Numel. Vediamo che fa l'ombre. Ruggito. Attacco cala. E attacco cala. Grovyle lo togliamo, mettiamo Electrike. Mentre Wingull uccide Numel. Vediamo un po' se almeno al 26 si evolve. Numel morto. Comunque off camera stupererò Electrike perché non si è evoluto al 25. Quindi non so. Frana. Non ho mai visto una Tuforza che fa uscire Frana, Cristo. Vabbè, non mi ha fatto un cazzo su Electrike. Okay. Allora, off camera stavo dicendo stupererò Electrike, quindi non so se poi lo rivedrete camminare bene, perché vabbè. Gli farò male. Allora, 180, tutti 180, e chi sta per entrare? Meryl, quindi io ho fatto scintilla. Sapevo che era una mossa di tipo elettro, ma non mi ricordavo se era scintilla o onda shock. Allora, Meryl è morto, Electrike, vabbè, è appena salito. Per adesso ti posso capire, poi io vedi che te faccio. Allora, vediamo. C'è che Cristo. Sai, sapete, mi sa che non ci arriviamo alla grotta. La vedo dura. Geodude contro Electrike. No, c'è Grovyle, è vero, l'ho cambiato prima. Mamma mia, oh. Blue Light è fuori di capaccio. Blue Light è fuori di capaccio. Assorbimento. Peach. Ok. I puntoni a Grovyle. Machop.
Machop, mettiamo Shwallow. Dai che dobbiamo arrivare a Cuor di Lava. Battiamo, questo è il team idro barra team magma. Io mi ricordo solo che c'erano tutti e due insieme. Per poi andare a Cuor di Lava perché la funivia si libera. Ci sono più quei due coglioni che camperano. E quindi possiamo andare a Cuor di Lava, battere la quarta palestra per poi andare da mio padre. Sarebbe la quinta palestra. Adesso diamo una pozione super però, eh. No, una pozione ormai super. Ah, Electrike. E poi lo lasciamo là. Mamma mia. Cascate meteora. Allora, io ho detto meteorite o meteo, nemmeno me lo ricordo, mamma mia. Vabbè, comunque è meteoro. Perché meteorite è quello che dovevo, cioè che quelli che quello che hanno preso il team. Ecco, rissa. Orgia. Orgia. Io esco fuori però se c'è l'orgio. Mari, metti qualche ragazzetta. Già va bene. Però tutti i maschi. Tig mamma, vada o Tig mamma. Il Tig magma si è dato. Mentre il team idro, vediamo che cosa fa. Si è dato pure il team idro. Beh, non sconfiggiamo nessuno. Giusto, perché li sconfiggeremo dopo. Li sconfiggeremo dopo. Quindi noi andiamo dove stava la funivia. È un po' di stradina. Ma noi abbiamo la bicicletta pro da corsa, vorrei ricordare, e non da cross. Perché da cross batti i pezzi, sì, però c'era un cazzo. Giusto per arrivare in posti che puoi arrivarci solo da cross. Allora, noi adesso ci incamminiamo verso il monte Cammino e dove è la funivia per poi andare a Cuor di Lava, ma non ci andremo perché sennò questo episodio durerà mille minuti. No, non li voglio curare i Pokémon. Bene. Allora, prendiamo un repellente. Ci avviamo là. Un super repellente. Ci avviamo verso il Monte Camino. Qua prendiamo pure la cenere. Che poi scambieremo con i flauti. Ricordo. Qua, oh. Sconfitto tutti gli allenatori. Ci eravamo fermati tipo qua nell'episodio prima. Quindi nel deserto non ci posso passare perché non ho gli occhiali adatti per andare nel deserto, che mi daranno dopo. Quindi usiamo un altro repellente. E adesso noi arriveremo là alla funivia. Appena scenderemo troveremo il Tig Magma e non Mamma. Bene, vediamo se non dico cazzate, non le dico. Quindi saliamo sulla funivia. Bella pisetta a posto. Andiamo sulla funivia. E mentre sto coglione sale, aspettiamo prima che sale, va. Ce la puoi fare? Ok. Quindi noi restiamo qui. Nel prossimo episodio sconfiggerò il Tig Magma, anzi il capo tipo del Tig Magma. Quindi per questo episodio è tutto, spero vi sia piaciuto. Abbiamo sconfitto un po' di allenatori, abbiamo parlato col Tig Magma, ma porco due, col Tig Magma, ok, e il team Idro. Vediamo, diamo solo un'occhiata, ecco, qua bloccano il passaggio e qua ci saranno gli allenatori. Ci fermiamo solo davanti al primo allenatore, ecco, stanno là. Ora ci parliamo un attimo, quindi come vedete, sto fermo qua. Quindi nel prossimo episodio starò a questo punto preciso. Quindi ciao a tutti da Blue Light.